hanno numeri, che sanno affrontare il buio dell'ignoto, l'imponderabile, con il sorriso, con la disinvoltura, soprattutto coesi. Coesi, ma la parola meravigliosa che mi ha coesi. Ma non ho neanche fatto la Bocconi, non mi sono manco laureato, coesi. Erano mesi che non usavo la parola coesi. È vero, ci invidiano perché abbiamo questo talento di rimettere sempre i piatti in tavola, di rigirare la nostra minestra che è brodaglia, comunque vadano le cose, perché gli ingredienti ce l'hanno un po' intossicati e poi i giornali ce l'hanno con me perché metto la testa fuori e anche il nome, anche l'anagrafe, anche i miei trascorsi. Questi invece firmano non sai chi sono, dove abitano, che cosa vogliono dalla vita, ma soprattutto qual è l'editore che li protegge, perché c'è sempre un editore che va. Questa è la nipote dell'editore. Questi ammanicamenti dell'informazione, ragazzi, per sapere una notizia devi comprare 5 giornali e forse riesci a capire in che mondo sei. E allora noi, che siamo pazienti, ma poi ovviamente quando ci toccano i figli, quando ci toccano il futuro, quando ci toccano il benessere di questa Italia, che ci hanno strappato i bulgari, ci hanno strappato i valentini, le Fendi, probabilmente forse era destino che questo nostro talento non lo amassimo abbastanza da difenderlo, però sarà il caso che noi che siamo zero folli manteniamo il punto, perché nel nostro piccolo, anche una piccola azione, anche un piccolo rimprovero, una denuncia servono, perché stare zitti è la morte.